Oggi, come vedete, stiamo celebrando la festa dell'Evangelista Luca. Non è l'Apostolo, è un Evangelista, cioè ha scritto il Vangelo, anzi ha scritto anche gli Atti degli Apostoli, due libri ha scritto. Non è uno di quelli che ha visto Gesù. Lui prima di tutto era giovane e poi non è che viveva in Palestina, stava da qualche altra parte, perché non è un ebreo, è un greco, il quale si è convertito forse ascoltando la predicazione di Paolo. Nella lettera che abbiamo letto a Timoteo, la seconda lettera, Paolo parla di Luca e dice: è un momento difficile della vita di Paolo. Dema, uno che si chiama Dema, mi ha abbandonato ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me, è rimasto solo. È rimasto solo e insieme con lui è rimasto questo Luca, cioè questo giovanetto greco. Il giovanetto era diventato un uomo, insomma, perché era medico, quindi era anche un intellettuale, era uno che aveva studiato. E una volta che si è convinto così bene che addirittura ha sentito il bisogno di scrivere. Credo che l'unico non ebreo che ha scritto, perché gli altri sono tutti ebrei, lui non è ebreo. Però, ascoltando la predicazione di Paolo, si è convertito e poi ha sentito il bisogno di scrivere, addirittura il Vangelo, come se lui fosse testimone del Cristo. Siccome, poi dopo dice ancora qui Paolo, prendi Marco, forse sarà l'altro evangelista questo, e portalo con te, con Timoteo, perché mi sarà utile per il ministero. Allora, è greco. Da che si vede che è greco? Si vede da tante cose. Ma la cosa principale è come comincia il Vangelo. Il Vangelo non comincia come quell'altro. Ci mette un'introduzione sul tipo degli scrittori greci. Cioè, dice: poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche. È logico, lui non sa niente, lui non è testimone di niente. Con gli occhi suoi e con l'orecchio suo, lui né ha visto né sentito. Gesù non lo conosce, l'ha conosciuto attraverso la predicazione. Però si è così innamorato, secondo me, della figura di Gesù, che ha sentito il bisogno di scrivere, un po' come ho fatto io, che a differenza di tanti preti, che non scrivono mai niente, io mi sono messo a scrivere. Chi me l'ha fatto fare? L'amore, quelle cose che leggevo, mica le ho viste. Però è così lui, insomma. Ha sentito il bisogno di scrivere. Ma prima di scrivere, che devi fare? Devi conoscere i fatti, che ti metti a scrivere, che scrivi? Sono immagini. Allora, così ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza. Meno male che c'era molto Luca, perché se non c'eravamo Luca, queste ricerche non si facevano. E se queste ricerche non si facevano, tante cose importanti non avremmo saputo. Fin dagli inizi, sto fin dagli inizi è importante, perché lui, a differenza di tutti quanti gli altri, mi racconta
vi racconta in che modo il Figlio di Dio si è fatto uomo, che cosa è successo. Infatti non me lo racconto. Lui sì. E di scriverne per te è una parola, è una persona ideale, un resoconto ordinato, illustro Teofilo. Teofilo è un nome perché significa Teos, Dio, Filo, amico, amico di Dio. Sei amico di Dio, io ti do il racconto di quello che è accaduto, che a te certamente piacerà conoscerlo, perché non tutti potranno fare le ricerche che faccio io e non tutti hanno la capacità di scrivere. Perché chi possa rendere conto di che? Della solidità, cioè che sono sicuri, fermi, che hanno il fondamento, che non so favole, della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Dicevo, per fortuna che ci abbiamo Luca, perché se non ci fosse stato Luca, non avremmo conosciuto quasi nulla di Maria. Quasi nulla, poco, pochissimo. E infatti Paolo De Maria non scrive niente, ma col nome, Paolo, che è stato colui che ha convertito Luca e che Luca ha seguito, accompagnato. Da Paolo non poteva sapere nulla di Maria, perché lui in tutte le lettere che ha scritto avesse nominato una volta Maria. Ha detto che è nato da una vergine, mi pare, tutto qua, poi non ha detto nient'altro. Invece questo discepolo di Paolo si è informato. Da chi lo puoi informare? Beh, dal testimone. E di quello che è accaduto a Maria, chi lo puoi domandare? A Maria, non puoi andare da nessun altro. E quello che è accaduto per la nascita di Giovanni Battista, a chi lo puoi domandare? Forse anche a Maria. E non so se c'era a disposizione, ma quelli erano vecchi, forse erano morti. A tempo di Paolo forse erano morti. Il padre e la madre di Giovanni Battista, Zaccaria e Elisabetta, ma erano anziani, non credo che l'ha visti e che ci ha parlato. Quindi questi capitoli, perché comincia subito così, non comincia come fanno l'altri dicendo la genealogia di Gesù Cristo. Lui non si preoccupa della genealogia, non in ebreo. Lui dice, al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria. Ecco. Comincia presentandomi il padre del precursore di Gesù, cioè Giovanni Battista. E allora, ecco, che mi racconta che cosa gli accade a Zaccaria. Logicamente questo Zaccaria non gliel'ha detto, per il motivo che abbiamo accennato. Quindi gliel'ha detto Maria, che l'ha sentito raccontare di Zaccaria. Maria è stata 3 mesi vicino a Elisabetta, fino a che non nascesse il figlio, per 3 mesi. Quindi sa quanti discorsi hanno fatto e li teneva nel cuore. Ora, siccome Maria è vissuta insieme con Giovanni e non con Paolo, anzi Paolo, ho detto, Paolo manco la conosceva, manco l'ha vista, e neanche con gli altri apostoli, secondo me, Luca a un certo punto ha fatto amicizia con Giovanni, perché Giovanni è l'ultimo che ha scritto. E vedendo la buona preparazione che c'aveva questo greco diventato cristiano e la buona volontà di scrivere, gli ha detto, vieni, ti domandiamo tutto a Maria.
E allora qui tutto il racconto che Luca fa è il racconto che Maria, secondo me, fa a Luca e Giovanni. E poi Giovanni gli dice, questo lo scrivi tu, non lo scrivo io c'ho altro da scrivere, io devo scrivere la finale, io devo scrivere la morte di Gesù, l'insegnamento, cioè gli ultimi giorni li devo scrivere. Tu invece scrivi questo principio. Allora me lo immagino, tutti e due seduti davanti a Maria, mentre gli fanno domande, e Maria risponde. Luca prende l'appunto, perché lui deve scrivere il racconto che fa Maria. In fondo, queste cose che stanno scritte qui, ai primi capitoli, mo vi dico quanti capitoli sono, 2 mi pare, sono tutti racconti fatti da Maria a Luca, per noi, per farci riconoscere. Ha detto lui al principio, no? Ha scritto per Teofilo, dice, ho deciso di fare ricerca accurata e di scriverne per te e per me e per voi, per ciascuno di noi, un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Non sto a raccontare favole, queste sono verità, certezze, e lo racconta solo lui. Ecco perché secondo me Luca è grande, e non perché è grande per quello che abbiamo letto. Dice, ma sembra criticare, sai? Sì, secondo me sembra criticare, perché a me De Luca mi hanno fatto legge, mi hanno fatto dire, Signore Dio nostro, che hai scelto con San Luca per rivelare al mondo con la predicazione e con gli scritti, fino a qui andiamo bene, che cosa deve rivelare al mondo? Il mistero della predilezione per i poveri. A chi se ne importa? Cioè, è anche importante. Luca vuole mettere in evidenza non soltanto i poveri, ma anche le donne e i bambini. Quindi poveri in senso assoluto, non poveri soltanto di uomini che non hanno i soldi, ma anche le persone che non vengono stimate, che presso gli ebrei erano trattate male, messe al confine della società. I bambini non erano stimati, le donne per niente, e poi i poveracci. Tu non hai mai fatto capire niente di Luca. Allora sono andato a vedere se alla presentazione del Vangelo c'era scritto quello che sto a Dio. Ci sta scritto. Loro ignorano che la grandezza di Luca, secondo me, è la grandezza di aver raccolto le memorie di Maria, dalla fonte diretta. Andiamo a rivedere il pezzo di stavolta. Ah, ecco. Allora, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria della classe di Abia e aveva in moglie una discendente di Aronne, chiamata Elisabetta. Quante cose mi dice? Chi è che mi fa sapere che Maria è della famiglia di Aronne? È sicuro? È Luca, gli altri non me lo fanno capire. Non viene da Giuda, allora capisco tante cose che vi ho spiegato. Erano giusti davanti a Dio, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti in età, erano già vecchiotti, insomma, anziani. Allora, mentre ufficiava, che gli succede? Gli appare l'arcangelo Gabriele, perché Gabriele non è apparso solo a Maria, è apparso anche a Zaccaria. Anzi, prima a Zaccaria e poi a Maria. 6 mesi prima a Zaccaria e poi dopo a Maria. E gli ha dato tempo di assistere Elisabetta gli ultimi 3 mesi, di stare insieme con lei.
Allora, egli dice, la tua preghiera è stata esaudita, tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Ma chi le può dire queste cose? Solo Maria, insomma, eccetera, ma non lo dovrei dire tu. Poi dopo, nel sesto mese, cioè dopo sei mesi che era accaduto questo, di nuovo l'arcangelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide. Ecco, chi è che è della casa di Davide? Cioè della famiglia di Davide? È Giuseppe, non Maria. Chiamato Giuseppe, il racconto delle parole che dice l'angelo, ma chi lo può fare? L'unica testimone, Maria. Quindi ogni volta che leggete il Vangelo di Luca, queste cose, è come se voi steste davanti a Maria che vi racconta che cosa è successo. Come fanno dentro una famiglia che si raccontano le cose antiche. Poi dopo, Maria parte, va a visitare Elisabetta, poi c'è il Magnificat. Maria, quando viene salutata da Elisabetta, si sente ispirata a fare quella preghiera. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Questo lo scrive Luca, ma chi glielo ha detto? Solo Maria. Chi glielo vuol dire? Maria rimase circa 3 mesi, quindi erano 6 mesi, 3 mesi, rimase fino alla nascita del Battista. Poi dopo la circoncisione di Giovanni Battista e poi la circoncisione di Giovanni Battista. E poi il padre che riacquista la parola perché non aveva creduto, era diventato muto, e pronuncia quella sta bella preghiera, benedetto è il Signore, eccetera. Questo è tutto il capitolo primo, quindi il capitolo primo è tutto di Maria. Capitolo secondo è la nascita di Gesù. Chi ve lo racconta? Giuseppe è morto. C'è Marta Maria, chi lo racconta? È Maria. Allora tutto questo racconto della nascita di Gesù a Betlemme viene anche da Maria. Quindi i primi 2 capitoli del Vangelo di Luca sono i racconti che Maria fa a Luca per noi. Poi dopo invece è qualcosa di più grande. Passano l'anno. Giovanni Battista è grande e incomincia la predicazione, è il capitolo terzo. Quindi praticamente Marco comincia così il Vangelo suo, con la predicazione del Battista. Se non c'erano questi 2 capitoli di Luca, noi quelle cose non le sapevamo, e se non le sapevamo, io non lo so, mi mancava una cosa rossa, ma rossa proprio, l'origine. La nascita, l'annunciazione del Battista. Allora dobbiamo ringraziarlo per quello che è stato. A sto punto mi fa la genealogia. Quindi mentre gli altri la genealogia la fanno a principio, Marco e Matteo, lui la fa a sto punto. Quando Gesù cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni. Era figlio, come si credeva, perché era figlio sposo di Maria, ma non nato da lui, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio... E qua fa una sfilza dei nomi per arrivare fino ad Adamo. Arriva fino ad Adamo, mi fa tutta la genealogia. Ha ritroso e arriva fino al principio. Qui assomiglia agli altri che fanno la genealogia. E poi Gesù, tentazione nel deserto. Quindi secondo me la cosa più grande di Luca è che mi ha raccontato
ciò che è accaduto quando il Figlio di Dio si è fatto uomo. Giovanni Battista è il Messia. Se non l'avessi saputo, ci sarei rimasto proprio, proprio male, male, male. Mi fa sentire Maria più vicina. Ecco lei, è come se mi raccontasse lei quelle parole che dice Luca. È Maria che le dice. E ammiro anche Giovanni, l'Evangelista, che ha detto queste cose non le voglio raccontare io. Raccontale tu. Raccontale tu. Io racconterò la finale, gli ultimi tre giorni. Se no ci metterà finito tu. Quindi anche Giovanni, che ha rinunciato a scrivere una cosa importante che lui conosceva bene, mi fa vedere la modestia che c'ha Giovanni, che potendo parlare di Maria ci ha rinunciato a favore di Luca, forse perché stimava Luca, gli piaceva come scriveva, quel carattere, perché era un cristiano sincero. Ecco, questo è quello che volevo dire. Adesso